Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per avere aggiornamenti sui video che metto. Lasciatemi un messaggio. Oggi faremo la seconda parte di questa canotta per donna. Questa canotta per donna è in top down a forma donna. Nel primo tutorial vi ho fatto vedere, vi ho detto anche come fare gli aumenti e le diminuzioni per taglie maggiori o taglie minori. Noi adesso andremo a fare la seconda parte di questa canotta che è per una taglia 44-46. I materiali che vi occorre per realizzare questa canotta è il filato James. Sono 50 grammi e sono 160 metri di questo bellissimo colore. Andremo a utilizzare per fare questa canotta, vi occorrono 4 gomitoli. Con questo filato andremo a utilizzare un uncinetto del 4,5. Adesso iniziamo il progetto da dove abbiamo terminato nel primo tutorial. Questo è il secondo tutorial. Abbiamo realizzato questo giro. Adesso andiamo a realizzare il secondo giro che comprende in questo modo. Abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Andiamo avanti. Nel punto successivo eseguiamo un punto bassissimo. Nel punto successivo un punto bassissimo e ci troviamo in mezzo ai 4 punti alti. Eseguiamo una catenella, entriamo nello stesso punto e eseguiamo un punto basso. Siamo entrati in mezzo ai 4 punti alti, abbiamo eseguito un punto basso. Adesso qui in mezzo andiamo ad eseguire 4 punti alti. In questo modo. Entriamo in mezzo ai 4 punti alti e eseguiamo un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto qui in mezzo, entriamo e andiamo ad eseguire 4 punti alti. Entriamo qui in mezzo ai 4 punti alti, andiamo ad eseguire un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo qui in mezzo e andiamo ad eseguire 4 punti alti. In questo modo andiamo avanti così per tutto il giro. Voi andate avanti e continuate per 2 giri. Quando avete terminato il secondo giro, terminato i 2 giri, questi qui, adesso andiamo avanti e andiamo ad eseguire un giro di punti bassi. In questo modo andate avanti, terminate i 2 giri, chiudiamo con un punto bassissimo, una catenella, rientriamo nel punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel punto successivo, un punto basso. Entriamo nell'archetto, un punto basso. Adesso qui ci troviamo dove abbiamo fatto i 4 punti alti. Andiamo ad eseguire un punto basso su ogni punto alto. Un punto basso entrando nell'arco, un punto basso su ogni punto alto fatto prima. Un punto basso nell'arco, un punto basso su ogni punto alto fatto prima.
in questo modo. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro di punti bassi, adesso chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nell'ultimo punto, nel primo punto, prendiamo filo, usciamo e rientriamo. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso noi andremo a realizzare questi punti. Questi punti sono punti altissimi e si fanno in questo modo. Una catenella, rientriamo nel punto e eseguiamo un punto basso. 3 catenelle e questo sarebbe il primo punto altissimo. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo. Nel punto successivo prendiamo il filo, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi 2 punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo negli altri 2 punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo i punti, gli ultimi 2 punti. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, chiudiamo i primi 2 punti, gli altri 2 punti e gli ultimi 2 punti. Questo è il punto altissimo. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e seguiamo un punto altissimo. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e eseguiamo punto altissimo. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e eseguiamo un punto altissimo. E andiamo avanti sempre in questo. In ogni punto andiamo ad eseguire un punto altissimo. In questo modo, in ogni punto andiamo ad eseguire un punto altissimo per tutto il giro. Poi la lavorazione procede sempre in questo modo. Abbiamo fatto un giro di punti bassi, un giro di punti altissimi, un giro di punti bassi, uno di punti altissimi, un giro di punti bassi, un giro di punti altissimi, punti bassi e punti altissimi. E io sono arrivata alla larghezza della spalla. E adesso vi dico un po' di misure. La larghezza della spalla partendo fino ad arrivare sopra è di 11 centimetri, mentre la lunghezza partiamo da in mezzo fino al basso è di 31 centimetri, mentre la larghezza è di 37 centimetri, 37 centimetri avanti, 37 centimetri indietro. Adesso andate avanti in questo modo. Io sono andata, vi dico anche i giri. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri di un giro punti bassi e un giro punto altissimo, come vi ho fatto vedere. Un giro di punti bassi e un giro di punti altissimi finché arrivate alla spalla. Quando avete fatto la spalla, misurate bene lo scollo, indossate lo scollo e vedete se la misura fino sotto lavorate così fino sotto la sella. Lo indossate e lo misurate, così vedete se la misura che state facendo è quella che vi serve a voi. Misurate bene la circonferenza del seno, perché in base alla circonferenza del seno
andate a si va a realizzare delle catenelle. Io qui ho realizzato, come potete vedere, ho realizzato, sono arrivata fino sotto l'ascella e ho realizzato 10 catenelle. Dopo le 10 catenelle, la lavorazione procede sempre con il punto altissimo. Un giro di punto altissimo e un giro di punti bassi finché si arriva alla fine della maglia. Io da qui dove ho fatto, così che da qui che ho fatto le 10 catenelle, vi dico la lunghezza che sono arrivata. Da qui a sotto sono 20 centimetri, da sotto l'ascella fino al fondo sono 20 centimetri. Se voi la volete realizzare più lunga, andate avanti a realizzare questi due giri, un giro di punti bassi e un giro di punti altissimi. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo video!